Rombano i motori a Monza, dove nel weekend è in programma la quinta tappa del mondiale Superbike. Tutti a caccia di Troy Bayliss, che grazie alla doppietta di Assen e alle altre tre vittorie ottenute fin qui comanda con ampio margine la classifica generale. L'australiano della Ducati Xerox, che ha annunciato il ritiro a fine stagione e che dunque per l'ultima volta correrà sulla pista Brianzola, vanta ben 70 punti di vantaggio su Carlos Checa. Spagnolo arrivato quest'anno nel circuito dopo gli anni in MotoGP e invece alla prima uscita a Monza. Il tracciato del parco lo ha conosciuto lo scorso anno e Max Biaggi, che dopo aver superato i postumi dell'infortunio di Phillip Island, vuole riprendere il feeling con la vittoria che ormai manca da gara 1 dell'amata Vallelunga nel campionato scorso. Da tenere d'occhio anche Troy Corser, gli spagnoli Fonsi Nieto e Ruben Chaus, il tedesco Max Neukirchner, Lorenzo Lanzi e Noriyuki Haga, il giapponese autore di una splendida doppietta lo scorso anno e che detiene il miglior tempo del circuito sia in gara che nella Super Pole. A Monza rombano i motori, lo spettacolo è garantito.